è una grande gioia dirsi parole d'amore, scambiarsi tenerezze, darsi carezze, baci, tutte dolci emozioni, ma quando siano oneste col prendere marito, la gioia si santifica. Cioè, se ci si sposa, non si fa più peccato? No! Allora sposatemi. Ti prego, fate presto. È con un grande classico di Molière che si è alzato il sipario sulla stagione teatrale del Petrarca, un ricco calendario voluto dalla Fondazione Guido d'Arezzo assieme alla Fondazione Toscana Spettacolo Ollus e Comune di Arezzo. In scena per la regia di Arturo Cirillo è così andato La scuola delle mogli. Ma perché mai quest'uomo vuole che noi facciamo da carcerieri noi della nostra padrona? Perché la tieni in casa e non la fa vedere? Incontrare qualcuno, scambiare due parole? Perché con queste cose gli viene gelosia. E da dove gli viene questa idea nella testa? Gli viene questa idea dal fatto che è geloso. Sì. Ma lui perché è geloso? Perché se la piglia? Perché la gelosia, se non lo sai, Giorgetto, è una cosa così che mescola la vile, che fa scappare la gente dai dintorni di casa. La vicenda è quella ben nota di Arnolfo che, ossessionato dal timore dell'infedeltà coniugale, alleva sin dall'infanzia una ragazzina, Agnese, tenendola segregata e immersa nell'ignoranza più totale, nella speranza di farne una futura moglie virtuosa. Molière, in fondo, pur scrivendo dal lontano 600, purtroppo continua ad essere attuale, perché c'è un senso di sopraffazione rispetto al mondo maschile ricco, rispetto magari invece al mondo femminile magari povero, e come anche c'è sempre anche un po' nei suoi testi questo scandaglio, secondo me molto spietato, di che cosa è fatto poi il legame sentimentale, perché poi la cosa che poi rende anche il tutto anche un po' più strano e spiazzante è che poi la ragazzina per certi versi è anche un po' legata a lui, e questo sia perché c'è il famoso appunto sindrome di Stendhal, cioè che uno poi fondamentalmente sempre un po' si innamora del proprio carceriere, e anche perché comunque si instaura un rapporto che è molto strano, perché è anche un po' padre figlia, insomma, e quindi insomma lui in questo secondo me riesce sempre a essere estremamente sempre molto moderno per come riesce a trattare i difficili rapporti tra un uomo e una donna.